In circa 400 hanno partecipato alla cena che ieri sera si è tenuta a Correggio, organizzata a favore della cooperativa siciliana Pio La Torre. I soldi raccolti serviranno ad acquistare un trattore. Un trattore per una terra libera dalla mafia. Si chiama così la campagna organizzata da una decina di associazioni del distretto di Correggio per sostenere la cooperativa siciliana Pio La Torre. Una cooperativa nata 6 mesi fa che si aggiunge ad altre due e che fa parte di Libera, l'associazione nata nel 95 per promuovere la lotta alla mafia. Permette ai giovani siciliani, quindi del territorio in particolare, di poter trovare occupazione, al tempo stesso di dare occupazione a coloro i quali, quindi i soggetti svantaggiati, avrebbero delle difficoltà ad inserirsi lavorativamente in un contesto comunque abbastanza difficile. I terreni confiscati alla mafia e affidati alle cooperative sono in stato di abbandono, per questo motivo occorre fare subito qualcosa. Siamo intervenuti subito con le potature di un pereto circa 5 ettari e di un vigneto allevato a tendone. Circa più di 15 ettari di vigneto, soltanto buona parte della, meno della metà è utilizzabile, il resto praticamente da estirpare. La campagna reggiana prevede l'acquisto di un trattore Landini che costa 48.000 euro. La cena organizzata ieri sera al Salone delle Feste di Correggio aveva proprio lo scopo di raccogliere fondi per sostenere l'iniziativa. All'appello dei promotori hanno risposto oltre 400 persone che hanno assaporato un menù tipico siciliano a base di pesce, alici dorate, spaghetti alle sarde, pesce spada alla messinese e l'immancabile cannolo siciliano, solo per citare qualche piatto. Il trattore dovrebbe essere consegnato alla cooperativa Pio La Torre il 1° maggio 2008. Nelle prossime settimane ci saranno altre iniziative. Le rappresentanze sindacali della Landini di Fabrico chiederanno inoltre ai dipendenti di devolvere un'ora di lavoro per l'acquisto del trattore.